segreto. Chi sono io? Si sarà! Benvenuti in Kiwi! Stanno proprio belli, tranquilli, tranquilli. E io vi vengo da fastidio. Oh! Chi siete, raga? Perché devo parlare io? E tu, mi è piaciuto con sta maschera strana. Ma dimmi un po', chi sei? Siamo del gruppo di skate The Infinity, dei tizi che vanno sullo skateboard. Io sono il cattivo, loro sono... Tu sei il cattivo? Cos'è? Vuole ammazzare la gente, lui. Vuole ammazzare... Dammi uno skate, dammi uno skate. E tu chi sei? Dimmi un po' come ti chiami. Reiki, il protagonista. Tu invece sei fidanzata. Il protagonista. Ti sa na suo skate, di a verità però. No. Non ci sta. Fammi vedere, non ci credo. Ah, è finto. E fammi vedere, sì, sa il suo skate. Posso fare poche cose. Basta. Vabbè, dai, esci. Dimmi un po', perché avete scelto sto personaggio? Perché mi somiglia molto, caratterialmente, è molto drama, e anche io sono molto drama. E tu invece? Perché vi sta lei? No, in realtà no, è perché effettivamente sono molto simili come personalità a noi, e il mio ogni tanto si dissocia come faccio io, quindi... Sei sociale, diciamo. Sei un po'... estroversa, io sono l'estroversa. Ah, ecco, vabbè, come si dice, vi completa, brava. E tu invece? Tu invece perché hai scelto sto personaggio? Dimmi un po', sei pure tu cattiva? No, a me piacciono i personaggi cattivi. Ah, a te piacciono i personaggi quelli cattivoni? Sentivo, ma sta rosa, sì, ma fai vedere sta rosa. Raga. Raga, iscrivetevi al canale, carosa, se no vi è questa tipa e ve fa. Che gli fai? Io prendo skateboard in faccia alla gente. Ecco, se no vi è più a skateboard in faccia, raga, mi raccomando, sì. Beh, raga, chi sei, zi? Chi sei? Subaru. Subaru, come la macchina, zi? Sì, come la macchina. Più veloce. Meliodas. Tu sei Meliodas. Meliodas. Tu invece fate vedere, zi. Chi sei? Cifuyu. Cifu? Sì. Cifu. Una volta. E tu invece? Astolfo. Astolfo? Astolfo, ok. Senti un po', raga, ma perché avete scelto sto personaggio da portare oggi? Perché è figo. Che te vuoi dire? Tu invece? Perché è figo. Vabbè, mo famo tutti i copi in colla. Senti un po', mi dici un po' qual è la tua waifu, dimmi un po'. Segreto. Chi sono io? Si sarà! Qua tutti me vogliono, A te invece, dimmi un po'. Imiko Toga. A te invece? Waifu o sbando? Come ti pare, i gusti sono gusti, non andiamo in faccia a nessuno. Madara, brava raga. Senti un po', raga, fammi vedere sta spada, Sì, ma hai spezzato la spada? Sì, ha spezzato la spada, e mo? Che è stata a fazzi? Come ti chiami? Mika Zuckerman. Tu invece? Levi. Tu invece? Non si può dire, lui è l'innominato, l'innominabile. Senti mo, ma perché avete scelto sti vestiti oggi, sti cosplay oggi? Perché uno dei miei anime preferiti è l'Attacco dei Giganti. Pure a te? Volevo fare gruppo. E tu invece? Guarda come sono bello. È bello, raga. C'ha un fisichetto, una pelata fantastica, raga. Senti un po', mi dai la spadona. Raga, affettiamo a quelli che non si iscrivono al canale, raga. Gli affettiamoli. Chi siete, raga? Chi siete? A te mi pare già di conoscerti. A te, di chi sei? Urara, tu invece sei? Kirishima. Mamma mia, zi, sei proprio duro, ce l'ha proprio duro, ce l'ha questo. Senti un po', perché hai scelto sto personaggio oggi? Non lo so, mi piace. Ti piaceva? Pure a me mi piace. Hai visto come sono? Tu invece, perché hai scelto sto personaggio? Perché mi piaceva il personaggio. Perché ti piace che il personaggio ce l'ha duro, diciamo. Oh, ecco. Amo, capito. Ecco, si scoprono gli altarini. Si scoprono gli altarini, sì. Ti piace sto look da quest'anno? Mi piace, dai, è abbastanza... Per ricominciare va bene, dai. E siamo ora proprio nel covo, come abbiamo visto nel video precedente, nel covo dei cosplayer. E qua c'è sta pure sto caro amico Negan. Sei?
Negan, giusto? Negan. Oh, Negan, mi fa vedere sta mazza, sì, mi fa vedere sta mazza. È ancora pulita però, il sangue sì, è sciolto. Ancora non mi ha fatto girare le scatole nessuno, ancora dai. Ancora non mi fa... Ma dai, io mi sto tranquillo, sono questo, mi spacca tutto, mi spacca... Come te chiami, ci? Cristiano. Cristiano, e la mazza come si chiama? Lucy. Grazie mille, gentilissimo. Ciao, grazie. Grazie, senti un po', ma il tuo cosplay, il tuo costume, te ci rivedi un po'? Mi hanno obbligato a farlo. Ti hanno obbligato? Chi ti ha obbligato? Ah, chi è? Lei. È lei? No, è la cugina. Lei ha la cugina. La figlia della cugina. La figlia della cugina. Rimaniamo chi così nostri, non diciamo niente, rimaniamo che ha la cugina. È la cugina. Ah, umma, dai. Sta arrivando la signora. Sta arrivando la signora. Dove sta la signora? Sta... Ah, biondona, yeah. Bionda, dai, sei fatta biondona. È bionda, la bionda. Dai, continuiamo ad affarsi da qualche altro cosplayer. Questo domani seppia a broncopolmonite, domani questo seppia a broncopolmonite, sì. Perché tu sei pazzo. Tutti gli anni. Tutti... Non ho preso niente. Tutti gli anni stai a broncopolmonite, te credo, sì. Ma perché sto personaggio, sì? Perché mi piace. Ti piace sta petto diciamo. libero, libertà. Brava, ma ste corna chi t'ha messa la fidanzata, la moglie? Sto spado, mi fa vedere sto spadone, zi. Ma che sei scemo, zi? Ma questo se ne va in giro con sto spadone, ma pesa un botto, zi. Ma che sei scemo? Reggi il microfono. Vedi, gliela faccia da. Maronne, zi, ma. Ma tu sei scemo. Senti, poi te faccio un favore, mo porto via perché devo affettare un po' di gente. No, guarda, mi serve. Te serve? Devi affettare. Allora, te dico io i nomi e tu li vai affettare da parte mia, va bene? Sì? Va bene. Vabbè, come te chiami però? Giulio. Come? Giulio, bra. Mi raccomando, sì, senti, tienete sto bastone che io gnafa. Maronna, zi, ma chi? Anzi, ma questo è proprio pacca. Questo è proprio, se va proprio del coso, se va. C'è sta pure il trenino, sì, zi. Come vi chiamate, raga? Virginia. Sueli. Simone, piacere. Simone, che personaggi sono, raga? Misamane. Mello di Death Note. Ok. Light Yagami. Tutti di Death Note, ho capito. Ma sto libro a che serve? Sì, dimmi un po'. Per uccidere le persone. Per uccidere le persone, metti il nome della persona e muore. Così, istantaneo, così. Ma che sei scema, zi, ma che sei scema. Senti, ma perché avete scelto questo personaggio? Beh, è il mio anime preferito. Oh. È il nostro anime preferito, devo dire. No, di qua. Diciamo, di tutti. Se no, non saremmo poi qua così ben congiati, no? Senti, ma. È particolarmente interessante a livello psicologico, ecco. Sì, è molto psicologico come anime, però è molto bello. Sì. Vabbè, me figlio, zi, senti, io te levo a penna, dammi la penna, se no questa scrive il nome mio e poi se col cazzo che faccio altri video. Io a questo con i capelli belli, luccicosi, o voglio conoscere. Dammi un bacetto, zi, dammi un Senti un po', zi, a te, vieni qua, non far timido. Come te chiami? Tommaso, tu invece sei? Raffaele, tu invece sei? Aurora, ma che personaggi sono, zi? Io sono Xayah di League of Legends. Rakan di League of Legends. E tu invece? Dio di Hoseki no Kuni. Ma chi c'hai sti capelli così, tutti brilluccicosi? Perché dovrebbe essere un diamante? C'hai dei diamanti sui capelli? No, sono proprio io il diamante. Sei tu il diamante? Raga, questo è tutto... È poca umiltà. Sì, ma perché avete scelto sti personaggi, raga? Guarda, onestamente ci rivediamo particolarmente, ma diciamo è anche il fattore coppia. Siamo belli da morire. Belli da morire. Cazzo vuoi di un diamante? Lui brilla proprio così, brilla. Vabbè, raga, senti, dimmi una cosa. Del vostro personaggio, no? Se avete la possibilità di scegliere un potere del vostro personaggio, quale sarebbe? Qual è che scegli? Un potere però, non di più, che qua scarseggia, qua siamo in crisi. Guarda, io sono fortunata che c'è la cosa più bella del mio personaggio, ce l'ho già. Sono io. Oh! E allora datevi un bacetto, zia, datevi un bacetto. Oh! E tu invece?
Brillo già, quindi mortalità. Diamante, che cazzo volemo di più? Vabbè. Oh professore, belluaglione. Senti, io a te già ti ho visto a qualche video passato, ti ho visto. È vero, sì, sì. E ripetiamolo agli amici, come ti chiami? Io mi chiamo Mirko. Mirko, tu ci vieni sempre qua, Luca. Dal 2012. A voglia, sì. Senti, ma qua dentro a sto zaino scommetto che c'hai qualche banconota da che hai rubato da cosa. È vero. La banca, è vero. Sì. No, sì. Fammi la nasa, sono qua. Ci si inculano tutte e due. Namo. Oh, e finiamo il video in bellezza. Finiamo il video in conclusione con quest'altra uraraka. Oh, eccola qua. Salve. Come ti chiami, zi? Sara. Sara l'Aurora. Vero. Senti, è la prima volta che viene a Lucca? No, sarà tipo il settimo anno. Ma perché hai scelto questo personaggio? Perché mi piace molto Gravity. È un personaggio non stereotipato, stranamente. Femminile e non stereotipato. Oh, hai ragione, hai proprio ragione. Avevamo gli stessi gusti, avevamo. Fa piacere, ottimi gusti. Ottimi. Senti un po', se tu c'hai la possibilità di avere solo un potere del personaggio tuo, uno solo però, quale sarebbe? Sicuramente non vorrei vomitare, quindi toccare le cose e farle fluttuare. Ma senza vomitare. Senza vomitare. E guarda, ogni cosa che tocca. No. Dai, raga, chi siete? Siamo da soli qui adesso ormai, mia signora. Io sono Spider-Man. Sei Spider-Man? Sono Spider-Man. Senti, io diciamo ai ragazzi di iscriversi al canale, di fare tutte ste robe qua. Fate tutte ste robe qua. Mi raccomando, voi dice l'uomo bestia e Spider-Man. Com'è che lanciamo la ragnatela, Spider? Non la lancio da qui. Non la lanci? No, io ho cambiato, sono un altro tipo di ragno. Che ragno sei? Ragno. Ragno censurato. Il ragno non family friendly. Il ragno fava. Mi raccomando, raga, se vediamo al video di domenica, sì. Al video di domani, domenica, chi è che dobbiamo dare fastidio a qualche altro cosplayer? Mi raccomando, l'uomo bestia, com'è che fa?